Ciao, bentrovati e bentornati nel canale di Patrizia. Allora, oggi vi faccio un recap di tutti i prodotti che ho finito nell'ultimo periodo, quindi parliamo anche di metà agosto, prima delle vacanze, prima delle ferie, tutto settembre. Ci sono parecchie cosette interessanti, se non ricordo male, spero di riuscire a ravanare fino in fondo perché poi spesso sono talmente tanti che non riesco a farvi vedere. Le cose piccole, che sono quelle più interessanti, stanno in fondo, ma magari poi vado a scavare bene bene. Allora, ho terminato questo prodotto di Garnier Fructis, che è un balsamo, diciamo io lo chiamo balsamo, in realtà il suo nome è riparatrice papaya, riparatrice, così si chiama, papaya air drink, con il 97% di ingredienti naturali. Un prodotto liquido, vegano, senza siliconi e senza solfati per capelli danneggiati. Allora, questo si utilizza sotto la doccia dopo lo shampoo sui capelli, quindi bagnati, umidi, bagnati ovviamente, ed è molto liquido e si tiene in posa poco e poi si procede al risciacquo. Qui dietro ci sono le spiegazioni. È un prodotto naturale, avevo tante aspettative su questo prodotto. Effettivamente si ripara le punte danneggiate, però è molto difficile il dosaggio con questo prodotto proprio perché è liquido, quindi stando sotto la doccia poi alla fine io me lo andavo a mettere un po' dappertutto, a volte anche qui, e quindi praticamente prepariamoci la bustina per riciclare, e quindi praticamente mi andavo anche un pochino a sporcare la cute. E va bene non per chi ha i capelli grassi come i miei, va bene per chi ha i capelli piuttosto secchi, e diciamo è un'alternativa vegana a un classico balsamo. Comunque provatelo, io poi l'ho finito, insomma l'avevo preso un bel po' di tempo fa, quindi ce l'ho da un po'. Poi un altro prodotto che ho terminato, questo olio anticellulite della Beyoncé, Biosi, no Beyoncé, Biosi, che è un brand francese ecobiologico. Questo l'avevo preso ancora quando ero in Faberlic, perché questo brand era stato acquisito da Faberlic, però credo che si possa trovare anche autonomamente, non lo so, magari provate a guardare online. E questo appunto è un olio anticellulite alla lavanda, al limone verde e alla citronella con 100% di oli essenziali bio, molto piacevole da utilizzare per fare i massaggi linfatici drenanti sulla parte inferiore del corpo, quindi dalla caviglia fino al polpaccio a tutta la coscia. Ed è un olio che non unge, un po' come l'olio alla betulla di chi è che lo fa, di Veleda, mi sembra, che però quello è molto molto untuoso, invece questo si assorbe bene, quindi io l'ho utilizzato anche semplicemente per idratare la pelle. Carino, piacevole, che poi effettivamente svolga azione anticellulite, non ve lo so dire, secondo me è sempre il massaggio che ha questa azione. Poi ho terminato l'ennesima confezione di Garnier Skin Active acqua micellare, quella per pelli sensibili, tutto in uno, che deterge, idrata e strucca. Questa l'amo particolarmente, ne ho comprate diverse confezioni, ne ho un'altra già aperta a metà e la continuo a riprendere. Magari dovrei provare a prendere qualche altra variante, però io lei la amo e ho anche un po' paura di sbagliare. Però devo dire che questa va bene per viso, occhi, labbra, e qui dice senza risciacquo, ma io la risciacquo comunque sempre, perché sì, so che l'acqua micellare non va comunque tenuta perché ha comunque del detergente dentro che quindi poi rimane sul viso. Quindi io comunque la tolgo sciacquando il viso, e poi devo dire che è eccezionale per togliere qualunque tipo di residuo. Questa toglie anche il trucco un po' più complicato. Non uso io particolarmente trucchi waterproof, però insomma con lei non dovete stare troppo a strofinare, quindi non vi irritate neanche, ed è proprio per questo che mi piace molto. Ho terminato poi una crema lavaviso, una mousse per lavare, no, questa era proprio formula crema di Prem, che è un brand, qua c'è un po' di luce, coreano. Ora, io questa qui l'avevo presa su qualche sito che vende appunto, no, forse me l'avevano mandata in una collaborazione, però se mi ricordo ve lo scrivo nell'info box dove potete reperirla, e si chiama Low Irritant and Mild Acid Formula pH 5.5, Save Me Relief Moisture Cleansing Foam, quindi una mousse struccante che contiene degli acidi per quindi
pulire bene il viso, però non irritante, ecco. È veramente delicata, pulisce benissimo il viso, è una crema, diciamo. Mi è piaciuta tantissimo questa qui, la usavo anche sotto la doccia, davvero i prodotti skincare coreana sono favolosi, eccezionali, quindi Prem Save Me, ottima. Poi ho terminato, vediamo un po' se c'è qualche altra cosa particolare, sì, ecco, ve l'ho detto, un po' di prodottini particolari interessanti ci sono. Questo gommage per il corpo di WeGens. E questo qui io anche non ricordo dove l'avevo preso, forse era in una box, in una beauty box, però questo marchio adesso lo trovate anche su Notino se non sbaglio, ed è anche lui un marchio di skincare ecobiologica, non so di dov'è perché io ora qui, boh, non, Made in France, no, prodotto in Francia e in Italia, ora non so se questo è prodotto in Francia o in Italia, comunque questo è un brand molto interessante ed è un gommage per il corpo molto molto delicato, questo addirittura ha il colore del caramello e anche un po' goloso come texture, con micro micro granuli, non irritante assolutamente, veramente mi è piaciuto moltissimo questo brand. Ho terminato anche un prodotto, questo ve lo faccio vedere perché è uno dei prodotti che ho amato di più di Faberlic, sempre di skincare coreana. Iseul è la linea, questo era il peeling gel Fuligo Extract, che è un fungo se non sbaglio o un'alga, ora non ricordo bene, forse un'alga. Comunque è un gel detergente per il viso, uno scrub peeling. Molto 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 delicato anche lui, talmente delicato che io l'ho utilizzato anche a volte in alcuni periodi quando sentivo che la pelle ne aveva bisogno, un giorno sì e uno no. E anche questa linea di skincare coreana di Faberlic, favolosa, era favolosa. Io ho avuto diversi prodotti di questa linea e una delle cose che mi dispiace di più di non avere Faberlic è per questa linea qua, perché veramente l'ho amata. E vabbè, è andata così. Sempre Faberlic, ho terminato questo prodotto della Global Oxygen, che è una mousse energizzante all'ossigeno attivo. Questo è il suo formato e questa non ne ho capito bene l'utilizzo, tant'è che l'ho fatta anche un po' scadere perché la utilizzavo sì e no, comunque una mousse che andava messa come booster energizzante per il viso prima degli altri prodotti. Questa è una linea con un brevetto di Faberlic, la linea all'ossigeno attivo e Never Stop Energy si chiama. Ed è ok, è andata così, Faberlic non ce l'abbiamo più, quindi amen. Altro prodotto Faberlic e poi ho finito. Questa è la crema della stessa linea di prima, Iseul, ed è una Water Drop Snail Extract. Quindi una crema idratante, diciamo a base di acqua, molto leggera, con appunto questo estratto di snail, di lumaca, bava di lumaca, e questa top, questa veramente toppissima, l'ho finita di utilizzare quest'estate, è uno di quei prodotti idratanti, rinfrescanti, che proprio dissetano la pelle, che vi devo dire. Vabbè, finiamo con Faberlic. Spero che non ci sia più nulla. Questi sono veramente gli ultimi prodotti della linea Biomica, un'acqua idratante. Questa è tipo un'acqua termale. Anche questa molto molto valida, pH 5.0, e mi è piaciuta davvero tantissimo. Poi torniamo a prodotti così che possiamo trovare anche qui da noi, credo ancora, penso di sì. Allora, questo è un siero all'acido ialuronico di Youth e questo io lo trovai su Amazon un po' di tempo fa, quindi ne avevo presi tre di questa linea qui. Questo è quello insomma semplice, poi ce n'erano altri arricchiti sempre a base di acido ialuronico. Questo è acido ialuronico puro e fa il suo, che vi devo dire, idrata, si usa come booster prima della crema idratante. D'estate l'ho utilizzato anche da solo perché vi dà quella sferzata di idratazione, anche di energia, che rimpolpa anche un po' il viso, e magari se avete la pelle mista o grassa non avete bisogno di altro, oppure sotto una crema. Si usa tutto l'anno, io insomma ne uso sempre diversi. Ora sto cercando di terminare alcuni altri prodotti che ho e poi riprenderò qualcosa a base di acido ialuronico, insomma un siero così, un siero del genere non manca mai nella mia skincare routine.
Ho terminato anche questa crema di Benamor che ho amato, adorato follemente. Questa è la crème de rosto, è la tipica crema per il viso illuminante all'estratto di rosa di questo brand portoghese Benamor. Vediamo un po' se la riuscite a vedere così, confezioni carinissime da farmacie e negozi. Io lo scoprì a Lisbona, questo brand, i negozi proprio meravigliosi. E questa è chiamata Miracle Face Cream. È una crema idratante all'estratto di rosa che va bene per pelli miste, secondo me, però anche mature, che ha una discreta perlescenza, non vi immaginate una cosa stroboscopica, veramente ha un leggero effetto illuminante, dato credo da qualche estratto di madreperla, non so, qualcosa del genere. L'INCI è eccezionale, perché questo è un brand che produce prodotti con una grande attenzione agli INCI, sono favolose anche le loro creme corpo, le creme mani. E si trovano anche in Italia su siti di profumeria, diciamo di nicchia, però il costo è molto molto contenuto, quindi andatela a cercare. Questo è un tubetto, mi sembra da 50 ml, a me è durato tantissimo, sono andata anche ben oltre la data di scadenza e credo che prima o poi la riprenderò, perché è davvero un prodotto eccezionale che mi è piaciuto molto. È un idratante che io ho utilizzato soprattutto come base trucco e però idrata anche veramente senza ungere la pelle, quindi eccezionale. Poi le strisce depilatorie, strep, viso e parti delicate, nulla da dire, queste sono con il miele e buone, buone, buone. Questa è carta, quindi le metto di qua. Poi un po' di bagnoschiuma classico, scusate, c'è un po' di allergia, credo, felce azzurra, orchidea nera con essenza di mistero. Io devo dire, preferisco sempre il classico, quello, la fragranza proprio classica che sa di talco, però insomma è un bagnoschiuma che comunque mi piace, quando lo trovo lo prendo. Poi anche questo vi consiglio, Malizia bagnoschiuma crema di latte, questo è tradizionalissimo, però sa di pulito, sa di bambino, insomma è piacevole farsi la doccia o il bagno con questo prodotto qua. Vediamo un po' quanti shampoo ho. Allora, ho diversi shampoo della Fructis di Garnier che amo tutti. Allora, questa linea mi piace molto. Questo è nuovo per i ricci, l'avevo preso per mio figlio, Idra Ricci Shampoo Definizione Anticrespo con olio di pistacchio e proteine vegetali. È buono, devo dire che definisce abbastanza bene i ricci e lascia anche belli puliti e idratati i capelli. Poi questo è quello che prendo un po' di più io d'estate, puliti e brillanti, uno shampoo illuminante con acqua d'uva per capelli luminosi con cheratina vegetale. Questo è quello che piace di più a me, perché effettivamente chi fa lavaggi frequenti, soprattutto d'estate, ha bisogno di anche un prodotto molto così rinfrescante, veloce, e poi a me piace l'effetto pulito, e cioè l'effetto, la sensazione di pulizia è rinfrescante, ed è senza siliconi questo qui. Però poi abbiamo utilizzato anche questo, ho utilizzato anche questo che è l'Hydralisse and Shine, che è uno shampoo lisciante con olio di argan e cheratina vegetale. Questo rispetto a questo qui è più nutriente e quindi sui miei capelli li sporca anche un pochino di più, ma se voi avete i capelli magari più secchi va benissimo, anche questo è un buon prodotto. Poi un altro shampoo che comunque a me piace utilizzare anche, io questo di solito lo prendo per i miei figli, però lo utilizzo anche io, è di Sien, la linea anti-dandruff, cioè antiforfora, e questo è lo shampoo al limone. Questo a me piace tantissimo, anche un profumo molto molto buono. Questi sono praticamente una copia degli Head & Shoulder, che però costano un terzo praticamente, ed è uno shampoo anche vegano, buoni, ce ne sono diversi, anche alla mela, è molto buono. Allora, poi vediamo se c'è qualche altra cosa di interessante. Un deodorante della linea SVR, questo è il Roll-On Spiral e dovrebbe essere senza alcol, un deodorante, voi non lo vedete, un deodorante che veramente, perché ha sudorazione problematica, però io l'ho trovato abbastanza normale, senza infamia, senza lode, mi pare preso su Amazon. Arriviamo velocemente a delle cose un po' più interessanti, perché magari qualcuno qui si è anche stancato, perché c'ho un po' di prodottini per il trucco. Allora, vediamo cosa riesco a farvi vedere.
assolutamente consigliato questo stick di Nabla per gli occhi, che è il Cupid's Arrow. Il colore, vediamo se riesco veramente a dirvi, il Berry, che sarebbe il numero 3. Questo è un colore fantastico, io ho amato questo qui, veramente bellissimo. Vediamo, ce n'è un minimo che riesco a farvi vedere. Ecco, è praticamente, in realtà è più viola che Berry, perché ad esempio ora indosso un altro prodotto simile, che è il Berry di Kiko, ma questo qui è molto più scuro e sul mio occhio rende veramente meglio. Questo è più borgogna, più, insomma, favolosi questi prodotti di Nabla. Le Cupid's Arrow per gli occhi sono eccezionali, io li utilizzo come ombretti e come matite, stanno lì, si stendono cremosissimi e poi non si spostano. Potete lasciare la linea netta, potete sfumarlo come ombretto, potete poi ripassarlo, ci potete giocare parecchio. Io lo mettevo anche dentro la rima dell'occhio, intorno, ovunque, favolosi. Peccato che costano un pochino troppo, perché questo qui a prezzo pieno mi sembra sta sui 18 euro. Io l'ho preso scontato, quindi io aspetto magari un po', quando lo trovo in saldo da qualche parte. Si può comprare sia sul sito di Nabla, sia da altri rivenditori come Pinalli, mi pare l'avevo preso lì, ma anche su Amazon ogni tanto si trova, e sono favolosi questi prodotti qui. Molto buono anche questo, che è il classico matitone della Kiko, l'Unlimited, no, il Long Lasting Eyeshadow Stick. Questo era un colore eccezionale, 05 Rosy Brown, però io ora non ve lo... Eccolo, ne è rimasto un po' qua, ora è riemerso. Mannaggia, vedete, mi è rimasto solo questo, allora cerco di conservarlo. Questo è un colore fantastico, mi si è rotto praticamente, non esce più. Sì, questo però è un bellissimo colore, perché è molto versatile. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, lo tiro fuori. Molto, molto versatile, perché è tipo un taupe, guardate che bello, perlescente, che quindi si può utilizzare proprio come ombretto illuminante. Però io lo utilizzavo anche d'estate da solo per contornare l'occhio, ora ho fatto un disastro, per contornare l'occhio, e poi insieme soltanto al mascara, bellissimo. E ne ho comprati adesso altri due, che poi vi farò vedere gli altri due tonalità che sto utilizzando adesso, però non vi faccio spoiler. Insomma, gli stick per gli occhi sono davvero una cosa che amo moltissimo per un trucco veloce. Poi ho terminato due matite della linea Avon True Glimmer Stick, di queste me ne ho straparlato proprio per tanto tempo, e una è la Blackest Black, che è questa qui, e l'altra è la blu, che vediamo se la blu riesco a farvela vedere. Non scrive più, no, comunque si sono seccate ma sono anche finite. Queste sono eccezionali. E poi un mascara che però non mi è tanto piaciuto, vedete come ha fatto poi alla fine, di Lovren, che si trova in farmacia, e questo è il mascara M3 Volume Definer. All'inizio sì, il primo mese va bene, poi comincia a fare i grumi, però devo dire costa anche 3 euro, quindi vabbè, se volete un mascara un po' da battaglia può andare bene anche questo così, però non è proprio il top. Avrei altri prodottini, ma non ce la facciamo. Rimandiamo al prossimo mese, un video di 18 minuti, va bene così. Un bacio, al prossimo video. Ciao ciao!